artigianato e design, il patto sul turismo che riguarda l'isola. L'idea è semplice: valorizzare l'eccellenza della Sardegna. Vediamo. L'idea è semplice e semplice, valorizzare le nostre eccellenze della Sardegna, mettere in rete Intesa come alleanza e premiarle, un concorso insomma. Il primo, Sardegna Design Award, dove al centro c'è l'artigianato sardo e non solo. Un modello nuovo che oltre a valorizzare e promuovere il territorio mette in linea, a contatto e spiega la potenza del lavoro tramandato. In fondo, nella stessa parola artigiano, sostantivo oppure aggettivo, c'è il codice di questo progetto culturale, costruito attraverso le tradizioni e con un respiro anche turistico. Lo sa bene ieri Franceschetto, designer, architetto, che insieme a tanti altri, un lavoro corale di squadra precisa, ha iniziato a scrivere questa storia nuova. Se tu vivi in Sardegna o la scopri, ti accorgi di quanto l'artigianato sia importante. E quindi da lì poi è nato questo progetto con alcuni amici che poi sono anche professionisti e ci siamo chiesti sostanzialmente che cosa potevamo fare per cercare di far crescere o anche sviluppare sia l'artigianato che il design, che poi quello del nostro settore. Quanto è importante la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso il tuo lavoro e attraverso anche i nostri codici sardi, come ad esempio l'artigianato? Allora, è importantissimo. La regione fa puntualmente molte attività, fa molte cose che sono indispensabili e serve molto anche l'apporto dei professionisti, cioè di persone esterne che possano seguire delle linee guida che gli enti, diciamo, forniscono e dare dei contributi anche migliorativi. Noi abbiamo una cultura che quando tu la esplori ti accorgi di quanto è ampia, che non vuol dire essere sardocentrico, cioè vuol dire solo riconoscere che ci sono dei valori importanti. Questi possono essere un grande richiamo. Lo stanno dimostrando diverse attività che anche sono state fatte recentemente sulla promozione del territorio. Bisogna solo capire quali sono i codici che oggi funzionano forse più di altri e cercare di farli emergere per far conoscere un territorio che poi naturalmente viene amato. Storia di Sardegna di uomini e donne, artigiani e custodi di uno dei tanti codici sardi che incuriosiscono e piacciono agli appassionati di tradizione e cultura dell'isola e ai turisti. Il Parco Geominerario ripropone la propria candidatura alla rete Global Geoparks dell'UNESCO. Vediamo. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ci riprova e rilancia la candidatura dei siti minerari dell'isola nella rete Global Geoparks. Il tentativo di rientrare nel circuito dei luoghi tutelati dall'UNESCO nasce dalla determinazione siglata lo scorso 12 ottobre dal commissario straordinario Elisabetta Castelli, che ha dato il via libera alla bozza di convenzione da sottoscrivere con i singoli comuni, tra i quali saranno poi individuati quelli capofila per la realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio geominerario e culturale che rientrano all'interno dei confini del parco geominerario e finalizzate alla candidatura appunto nella rete Global Geoparks. Le sinergie tra comuni e parco geominerario vengono ritenute infatti essenziali per la realizzazione di un progetto unico che, perseguendo l'interesse pubblico, consenta di spianare la strada per rientrare all'interno di quell'area che fino a qualche anno fa era destinata a diventare il geoparco più grande d'Europa, rivelandosi però con il tempo una grande incompiuta, un libro dei sogni per i tanti comuni, più di 80, che speravano di agganciare il treno dello sviluppo economico promuovendo il nostro grande patrimonio minerario anche attraverso attività educative, ricreative, sportive, artistico-culturali, di formazione e di ricerca scientifica. Tornando indietro con gli anni, e precisamente al 2007, il Parco Geominerario confermò all'epoca il suo valore internazionale con l'inserimento nella rete mondiale, ma solo 2 anni dopo arrivò il cartellino rosso dell'organismo internazionale, cioè dell'UNESCO, che ne decretò la fuoriuscita dal network. Il progetto dunque naufragò nel luglio del 2019 con la visita delle due commissarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che così si espressero nella loro relazione finale. Non esiste un territorio unificato con un'identità comune, nessun approccio strategico sull'unificazione o la creazione di un'identità comune e un'organizzazione assolutamente non adeguatamente equipaggiata per quanto
riguarda risorse umane. Una decisione inaspettata, insomma, ma anche no, perché il destino infausto del geoparco era già segnato. Troppe le prescrizioni non rispettate, troppa la parcellizzazione e la frammentarietà dei territori. Il parco è diviso in 8 aree per 3.800 metri quadrati, ma troppe anche le difficoltà di mettere insieme tante teste, tante responsabilità, tante diverse filosofie di pensiero. In questi ultimi anni, dai sindaci alla regione e dai padri fondatori, in tanti si sono mobilitati per riprendere in mano il percorso di candidatura, consci che una simile occasione non potesse andare sciupata. E adesso la nuova richiesta per il geoparco, nella speranza di riscriverne la storia. In corso la nona edizione del Festival Internazionale di Teatro e Arte Nuove Tecnologie, le meraviglie del possibile. Vediamo. A volte sì, a volte no. Intanto ci sono i dati. Comunque seguimi. Far conoscere una nuova forma di teatro e soprattutto far incontrare il nuovo pubblico, quello virtuale e digitale, la cosiddetta generazione Z. Dal 21 ottobre al 2 dicembre sarà ancora una volta le meraviglie del possibile, Festival Internazionale di Teatro e Arte e Nuove Tecnologie, che si manifesteranno presso lo spazio Domosk a Cagliari. Il Festival di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie, le meraviglie del possibile, propone quest'anno un focus sulla drammaturgia multimediale e lo fa attraverso tantissimi eventi, spettacoli e performance realizzati da artisti giovani e da compagnie giovani, affrontando temi di attualità e rivolti al pubblico under 21. Quindi un festival che apre le porte al futuro, ai nuovi spettatori e spettatrici e che anche quest'anno coinvolge tantissimi partner locali, nazionali e internazionali. Quasi al giro di boa dei 10 anni di attività, la manifestazione è considerata dagli addetti ai lavori un unicum nel panorama artistico nazionale. Il festival, nato nel 2014, è il primo esempio di rassegna tematica dedicata all'interazione fra teatro, arte e nuove tecnologie. Il festival col tempo ha assunto sempre più una dimensione altamente rappresentativa, con il riconoscimento nel 2021 da parte del FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, nell'ambito dei festival di teatro nazionali. Questa intuizione in realtà è iniziata anche prima, proprio con l'interesse verso questa nuova forma di innovazione che comunque in teatro, come dire, la tecnologia c'è sempre stata, e in quel momento abbiamo intercettato e abbiamo iniziato ad approfondire, a sperimentare le prime forme di teatro e nuove tecnologie. Nel 2014 apriamo la rassegna del festival e lo facciamo con questo titolo, Le meraviglie del possibile, che in realtà cita la prima raccolta di fantascienza editata in Italia. La Kermesse artistica è arrivata alla sua nona edizione, realizzata con il contributo di Regione Sardegna, assessorato della pubblica istruzione, beni culturali del Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna. Adesso il Festival Emilio Lussu, un inno al dialogo, vediamo. Curdi, serbi, italiani, spagnoli, un melting pot di culture e significati che ogni anno arricchisce il Festival Premio Emilio Lussu, dedicato ad incontri con gli autori, a reading, laboratori di promozione di scritture della lettura, al dialogo tra le diverse forme di comunicazione letteraria, cinematografica e del fumetto. L'ottava edizione, organizzata a Cagliari dall'associazione L'Alambico in collaborazione con la Macchina Cinema, ha rapito il pubblico già dalla prima serata con un primo dialogo tra cinema e letteratura per cercare di scalfire il muro di silenzio intorno la tragedia del popolo curdo. Avevo 16 anni che sono stato arrestato per possiedere un libro di Antonio Gramsci. È stato un episodio molto doloroso nella mia vita, perché sono, a quell'età sono finito in prigione. Gli spettatori hanno anche apprezzato le scelte dei giurati che nell'edizione 2022 del Festival hanno premiato lo scrittore Paolo Colagrande, narrativa edita, lo storico e accademico Adriano Prosperi, sezione saggistica, e Marco Galli, narrativa fumetti. Sono davvero così onoratissimo e desideroso di, come dire, di rendere noto che esiste questa istituzione del Premio Lussu, che la Sardegna non ha dimenticato la sua opera e la sua figura, e che in questo momento in particolare
rileggerne l'opera è un modo per cercare di sconfiggere una condizione presente di cui tutti soffriamo, la condizione cioè di un paese smemorato. E i miei rapporti con la Sardegna sono purtroppo sporadici, perché mi sono sempre ripromesso di trascorrere un periodo lungo in questa terra meravigliosa, che è in realtà un grande continente, perché contiene tanta energia, tante belle cose, tante iniziative, tanta cultura e soprattutto una mentalità grandissima e ammirevole. A Mauro Teti, unico autore sardo tra i premiati, è andata la menzione speciale Giovani. Riconoscimento alla carriera invece per Paco Ignazio Taibo II, scrittore, giornalista, saggista e attivista politico spagnolo naturalizzato messicano. Francamente, ricevere il premio Lusso mi onora, perché è un personaggio che mi risulta molto attrattivo politicamente e letterariamente, come uno dei creatori del gran antifascismo europeo. Novità di questa ottava edizione, in un'ottica di promozione turistica della città di Cagliari, gli ospiti della manifestazione hanno potuto apprezzare i luoghi più significativi del centro storico, con una visita guidata e un'immancabile tappa alla casa di Emilio Lusso. Infine, una gradita sorpresa è arrivata dal mondo del fumetto. L'autore serbo Aleksandar Zograf ha infatti dichiarato che entro un mese farà conoscere al pubblico dei Balcani i giganti di Montebrama attraverso i suoi disegni all'interno della rivista indipendente Vreme, promuovendo la Sardegna e le sue meraviglie archeologiche. Stavolta quello che mi interessa riguarda l'archeologia e vorrei parlare dei giganti del Monte Prama, che sono dei ritrovamenti archeologici molto importanti. Quindi baserò la mia storia, le due pagine che devo preparare per il giornale per il quale lavoro, proprio su questo argomento. Una coda di appuntamenti dell'ottava edizione del Festival Premio Emilio Lusso si protrarrà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative dedicate al mondo del libro e della cultura letteraria. Adesso una mostra dedicata a Dino Buzzati. Nel bellissimo Palazzo Ciotto, nel cuore del quartiere storico di Castello, è allestita la mostra di Dino Buzzati denominata Nel tempo dei tempi, che rimarrà fruibile gratuitamente fino al 13 novembre. L'esposizione culturale prende forma grazie all'opera fumettistica dell'artista L'Invasione, dove in un tempo sospeso e reale gli orsi invadono la Sicilia per sfamarsi. La mostra è stato un intervento di interesse tra la Fondazione Ciotto e l'Associazione Internazionale Dino Buzzati per celebrare i 50 anni dalla morte dell'autore, e lo abbiamo fatto attraverso un'esposizione che celebrasse una particolarità dello scrittore in un'opera che celebra il mondo dell'infanzia. Infatti la mostra è dedicata all'opera La famosa invasione degli orsi in Sicilia, che altro non è che la storia di una guerra tra orsi e mondo degli uomini all'interno di un'immaginaria Sicilia che ovviamente non esiste. I disegni dell'invasione sono spaccati autentici, il lettore viene continuamente immerso nella ricerca dei dettagli e dei personaggi che come attori sul set anticipano l'azione. Le tavole e le decorazioni hanno un'anima e sono studiate nei minimi particolari. Testimoniano l'intensa creatività dell'opera di Buzzati. La centralità di questa mostra gioca tutto sulle illustrazioni, perché la fiaba, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, nasce appunto dalle illustrazioni che Dino Buzzati nel 1945 pubblica con il Corriere dei Piccoli. Le illustrazioni quindi diventano la parte centrale non solo di questa mostra, ma in realtà anche di tutto il libro, di tutta la fiaba. Il fumetto è stato ripetutamente tradotto in varie lingue, le versioni editoriali in ogni caso sono fedeli al progetto originale. L'illustrazione è stata curata in maniera egregia da Elena Calareso e Alice D'Aletta. Sulla nostra emittente stasera alle 20.30 la prima puntata della trasmissione Lingua Sarda Piotti Piotti, curata da Enrico Puzzolo. È tutto, arrivederci alle prossime edizioni.